Tieni, Steven, ti è rimasta questa, tieni. Tieni, Steven, ti è rimasta questa. Prendila, metti i vestiti lì dentro e vai. E ricordatelo, sei un grande Steven Zang per l'umiltà che hai avuto, perché appena sei arrivato in Italia ti sei praticamente affidato a quel procuratore che ti ha fatto spendere 100 rotti milioni per João Mário e Gabigol, perché ovviamente non sapevi da che parte rifarti. Moratti poi ha capito in che condizioni eri, ti ha preso sotto la sua ala protettrice, ti ha fatto prendere Marotta, ti ha fatto strutturare, ti ha fatto tutto lui, e te sei un grande Steven Zang, lo devo riconoscere, perché sei stato umile e nobile a riconoscere quello che io, e non solo io, ho sempre detto. E non per nulla hai detto a Moratti che la seconda stella è tutto merito suo. E io per questo devo fare complimenti a Steven Zang. Però ora, Steven, è arrivato il momento di prendere questa e di andare da un'altra parte. Puoi uscire a testa alta, sarai presidente della seconda stella, tutto quello che ti pare. L'unico giornalista sportivo economico che io ho sempre detto è stato l'unico, e poi alla fine ci ha capito qualcosa in tutto questo marasma di pegni e contropegni, perché se te ascolti la stampaglia di Pechino, era già fatto il rifinanziamento con Oaktree, poi sono passati al riscadenziamento fatto al 15% di tassi di interessi, e noi ci siamo messi a ridere quando ufficializzavano il riscadenziamento, vi ricordate, al 15%. Ora erano passati a Pinco, stamattina hanno incominciato a mettere la marcia, a fare le prime retro anche su Pincom. Ma finalmente stamattina descrivono uno scenario che questo canale stava descrivendo da circa un anno. Perché, cari signori, cari tifosi dell'Inter, svegliatevi dall'euforia, dalla giusta euforia che state provando per la seconda stella, perché l'Inter da qui al 2027 deve ridare 1 miliardo. Per quello noi abbiamo sempre detto, e io l'ho detto anche l'altra sera in live con Alessandro G, l'Inter da qui al 2027 ha 1 miliardo di impegni, 1 miliardo, ed è una roba certificata, deve restituire 1 miliardo, lo stanno dicendo ovunque, noi è più di un anno che ve lo diciamo. Ho il foglio dei conti qui della live con Alessandro G, se lo ritrovo ve lo faccio vedere. Comunque, l'ho detto in live con Alessandro G, non meno di 48 ore fa, che c'era 1 miliardo. Stamattina viene fuori che dall'altro, a mettere pressione a Zang nella ricerca di un acquirente, operazione fin qui infruttuosa, nonostante gli sforzi di Goldman, Rain, ma c'è chi ha detto che Oaktree ha già il compratore, e c'è chi parla di sauditi due diligence. Attenzione, non guardiamo solo quello che scrive un giornale. Oaktree, perché ora siamo ripassati che Oaktree potrebbe scutere il pegno, attenzione, Oaktree vuole un eventuale nuovo prestito con tassi ovviamente al 20% minimo, scada prima delle obbligazioni dell'Intermedia, 415 milioni, cioè febbraio 2027. Tra i 415 milioni del bond di Intermedia, delle obbligazioni di Intermedia, devi aggiungere altri 500 milioni di questo eventuale riscadenziamento, che non può durare fino al 2027, perché lo farebbe in un anno, e in un anno sono circa 70-75 milioni di interessi. Quindi a quella data, febbraio 2027, sommando i due prestiti, la struttura societaria dell'Inter, ma qui non mettono una perdita, perché nel 2026, caro Alessandro Giudice, io ti stimo perché sei l'unico che ha capito qualcosa. Te scrivi 1 miliardo e più di 1 miliardo da restituire nel 2027, perché c'è una perdita da 213 milioni nel 2026, quindi dovrebbe restituire più di 1 miliardo Zang nel 2027. A quella data, sommando i due prestiti, la struttura societaria dell'Inter si troverebbe con 1 miliardo da rimborsare, non con quasi 1 miliardo, con 1 miliardo e 100 da rimborsare. Permettimi questa osservazione, perché è tutto certificato. Quindi ai fuoriclasse di Pechino mi devono spiegare Zhang come può restituire 1 miliardo da qui al 2027. Con questo vi saluto, mi godo le prime retromarce su Pinco, ma non perché uno voleva che saltasse tutto, perché Pinco, ragazzi, o compra l'Inter o non fa nulla. Pinco non fa prestiti, non fa queste operazioni, non è Oaktree. Pinco è un colosso. Pinco, allora, te mi dici, Pinco vuole comprare l'Inter, anche se siamo sempre lì.
non è che non fa solo i finanziamenti ai disperati, ma Pinco ai disperati, nel senso a chi ha situazioni disperate come la nostra, ma Pinco non fa acquisizione di squadre di calcio, no, non rientra nei loro asset gestire una squadra di calcio. Ecco perché noi siamo sempre stati scettici su questa notizia, che io non voglio arrivare a tanto. Qualcuno la definisce una bufala messa e fatta circolare apposta. Allora, chi ha dato la notizia di Pinco l'ha spacciata per vera, perché la doveva far circolare apposta per proteggere comunque tutte le festicciole della seconda stella. Ma se ci fate caso, piano piano, sempre meno, sempre meno, sempre meno, nelle ultime 24 ore questo Pinco sta sparendo. Quindi valutatela voi la stampaglia. Valutate voi chi vi diceva che Thuram Inter era un fasciolo chiuso e chi era del Milan. Valutatela voi chi vi diceva Frattesi è del Milan, non va all'Inter. Valutatela voi chi vi diceva riscadenzamento fatta dopo aver detto che era stato fatto il finanziamento con Optri. Le dovete valutare voi queste cose, non io. Quindi al reverendo di Pechino, toglietegli il bollitore dell'acqua calda perché gli fa male.